Sì. Allora, siccome noi in alcuni mesi, quest'estate, abbiamo raccolto delle firme sulla legge di iniziativa popolare sui rifiuti zero, quindi magari qualcuno di voi ci ha visto in piazza più volte, in piazza San Vittore col gazebo, e giustamente ci dicevano molti cittadini: ma come mai non avete una sede, non avete una sezione? Lo so, effettivamente in questi anni i vari partiti tradizionali ci hanno abituato ad avere una sezione, ad avere un punto di riferimento dove andare magari a chiedere informazioni. Il Movimento 5 Stelle non ha sezioni, non ha sedi di partito, proprio perché noi non riceviamo finanziamenti pubblici. Noi abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e gli stipendi dei nostri consiglieri parlamentari sono stati drasticamente dimezzati dell'80%, quindi come vedete noi facciamo politica senza soldi. Dove trovarci? Ci trovate sui vari social network, quindi su Facebook Movimento 5 Stelle RO, sul meetup www.meetup.com/ro5stelle, su Twitter www.twitter.com/m5sro, e poi se volete farci pervenire alcune vostre segnalazioni, se volete chiederci delle informazioni magari su quando vengono fatte queste iniziative, piuttosto che magari dove ci sono i prossimi banchetti nelle prossime piazze, mandateci un'email a www.movimento5stelle@gmail.com. Ad ogni modo tutti i contatti li trovate online. Grazie. Perfetto, come al solito vedete Giovanni è un'enciclopedia ambulante, veramente una persona che sa tutto, conosce tutto, gli potete chiedere qualunque cosa, qualunque nome, qualunque data di nascita di ogni nostro attivista italiano, senatore, consigliere parlamentare, c'è di tutto. No, quello che invito veramente a fare, poi passo la parola a Roberto, è quello: vedo che un po' di gente adesso sta cominciando a fermare, comincia a interessarsi. Non abbiate paura di parlare con noi, anzi, più cose ci chiedete, più cose ci dite, più ci rendete contenti, perché abbiamo anche la possibilità veramente di spiegarvi come stanno le cose, perché purtroppo nella televisione, nei giornali, dove siete attualmente abituati a reperire le notizie, queste notizie o non vengono date o vengono date in maniera distorta. Non è un pallino del Movimento 5 Stelle, purtroppo è proprio così. Abbiamo anche dei video, se eventualmente vi può interessare, abbiamo qua la struttura anche per farvi vedere che ci sono parecchie cose che la televisione vi racconta in una maniera e che in realtà si sono svolte in maniera completamente diversa. Adesso passo la parola a Roberto Dassi, che è un altro nostro attivista. Grazie, buongiorno, sono Roberto Marchi, sono di RO, al 100% come direbbe qualcuno. Come vedete dovrei essere, anzi sono sicuramente il più anziano del gruppo, del movimento, ma non mi sento assolutamente escluso dal gruppo, anche se sono molto più giovani, soprattutto perché io mi ho dato sempre disponibilità del mio tempo libero. Essendo pensionato non ho problemi o vincoli di tempo libero, ma soprattutto ho aderito al movimento proprio nello spirito di essere un rappresentante, un delegato. Mi sento di impegnarmi e di dare il massimo delle mie disponibilità, soprattutto per i miei figli, prima di tutto, perché purtroppo, come moltissimi rodensi, ma non solo, sono disoccupati o hanno dei lavori molto precari, ma come loro moltissimi loro compagni di scuola, moltissimi loro amici, moltissimi loro conoscenti. Secondo me è importante che ci sia l'impegno anche di persone tra virgolette anziane, come mi ritengo, ma come età ma non come spirito, soprattutto per la popolazione giovane e quelli che sono i giovani e quelli che dovranno avere poi la possibilità di avere e creare un futuro. Se non lo facciamo noi, che fortunatamente tra virgolette abbiamo la possibilità sia come capacità che come tempo di aiutarli, penso che loro da soli non ce la faranno. Per cui invito soprattutto i miei concittadini, ma particolarmente quelli di una certa età che hanno magari avuto anche esperienze di lavoro o anche di attività politiche e sociali, ad aderire, perché potranno essere come trascinatori del gruppo per i più giovani. Grazie e ridò la parola a Luca. Allora,
E allora, scusate, iniziamo subito con la Lombardia. Abbiamo qui con noi la nostra Milva dei 5 Stelle. Paola? Allora, Paola. Non canto perché mi voglio bene. Paola Macchi, adesso lei presenterà gli altri della regione e inizieremo. Io introduco solo una parola di quattro lettere, che è Expo, e adesso lei andrà via come un fiume, perché sa benissimo che è una parola che ci tocca, come a tutti noi rodensi. Più che altro è non quello che sta succedendo, ma soprattutto quello che succederà, no? Anche perché sappiamo benissimo che non è poi così tutto rodente. Adesso appena usciamo noi da dietro viene la bruna. Grazie. Allora, in regione, dunque, noi, per chi non lo sapesse, magari gli attivisti sì, se c'è appunto qualcun altro non lo sa, siamo in 9 su 80 consiglieri regionali, siamo entrati con questa legislatura, ci stiamo muovendo, allora ci stiamo muovendo un po' in due direzioni. Allora vi presento, vi dico chi sono tutti gli altri 9. Allora oggi qui con me ci sono Stefano Buffagni e Dario Violi, poi c'è Silvana Carcano, che è stata la prima capogruppo, poi noi ogni 6 mesi turniamo il capogruppo, quindi ogni 6 mesi cambiamo, in modo che ci sia veramente una partecipazione di tutti e anche una presa di responsabilità di tutti allo stesso modo. Poi c'è Yolanda Nanni, Gianmarco Corbetta, Andrea Fiasconaro, Eugenio Casalino e Gian Pietro Maccabiani. Quindi 3 donne e 6 uomini, che mi sembra già abbastanza un successo. No, la parità non è questa, ma comunque sia, facendo questo lavoro ti rendi conto che non, in Italia non abbiamo ancora le condizioni che permettono a delle donne con la famiglia e soprattutto con i figli di fare politica allo stesso modo in cui è concesso agli uomini. Questa è una battaglia che ci dobbiamo portare avanti e dobbiamo combattere. Dario sa che io su questo argomento ho una grande sensibilità, perché non lo trovo giusto, visto che più della metà dei cittadini italiani sono di genere femminile e nella politica dovrebbe essere rappresentata la popolazione del paese, allora noi dovremmo essere presenti per il 50% al governo, in regione, nelle amministrazioni comunali, e questo non avviene nemmeno per idea. Vabbè, questo chiusa la parentesi. Allora, dicevamo Expo, noi ci siamo, vi stavo dicendo, stiamo un po' cercando di portare avanti 2 linee, una è quella ispettiva, nel senso cercare di accedere a più documenti possibili per verificare che tutto venga fatto secondo le regole. Quindi anche per Expo, voi sapete tutti quelli che possono essere i problemi di controllare dove possono essere eventuali infiltrazioni della malavita organizzata su appalti e quant'altro, quindi la verifica che diventa molto difficile, perché veramente frequentemente vengono messi dei muri di gomma e le persone sono molto abili a nascondere le cose in modo che siano pochissimo evidenti, quindi quello è un lavoro che veramente si sta portando avanti in maniera molto corposa. Poi casomai passerò la parola a questo riguardo a Stefano Maccabiani, a Stefano Buffagni, che è poi anche qui del territorio. E l'altra cosa è logicamente portare avanti, invece continuare, anche se ormai siamo molto avanti, perché noi siamo entrati quando ormai era, diciamo, un po' i giochi erano fatti, quelle che erano invece le nostre istanze su quello che pensavamo di come doveva essere fatto Expo, che era un Expo diffuso, sostenibile, quindi contro una cementificazione, per esempio la costruzione di strade solo in questa zona, strade che dobbiamo, cioè che non sono, che si è anche verificato, che non hanno poi un'effettiva utilità per un futuro. Quindi il problema è che ci sono in ballo, come sapete meglio di me, tantissimi soldi,
che secondo noi vengono utilizzati male, non per fare cose che restino alla gente anche dopo, e questo l'abbiamo un po' spalmato su tutte le commissioni, perché i soldi per Expo, che sono veramente tanti, vengono venduti anche per la cultura, per lo sport, per non so, quello che viene fatto, eventi a scuola, qualsiasi cosa. Diciamo che forse la parte più così pericolosa, quella che secondo noi è quella più tragica, è quella della cementificazione e della costruzione proprio di strade o di tratte ferroviarie che in realtà non servono. Perché va benissimo, allora io dico, abbiamo dei soldi, utilizziamoli in modo intelligente, visto che abbiamo una situazione per esempio di pendolari, io abito a Gallarate, quindi faccio la pendolare anch'io sui treni. Quello andrebbe potenziato, cioè il fatto di dire va bene, approfittiamo di Expo, RO è sulla tratta, potenziamo quella tratta in modo che sempre più persone possano usare il traffico su ferro e non quello su gomma. In realtà questa cosa verifichiamo continuamente che non vuole essere fatta, c'è proprio una volontà di non farlo. Quindi noi lì cerchiamo sempre di metterci di traverso. E un altro problema molto grosso, è quello del dopo Expo, cioè del che cosa si farà. Va bene, Expo a un certo punto sono stati venduti un sacco di posti di lavoro, in realtà invece la maggior parte dei posti sono per i volontari, noi lo sappiamo, cioè ci sono delle cifre, i posti di lavoro sono, ogni tanto quando scrivo questi dati mi dicono, ah ma come, avevano detto che ci sarebbero stati posti di lavoro, sì ci sarà. Ci saranno dei posti di lavoro, non molti, e per un periodo breve, quindi non è che andiamo a risolvere la situazione delle persone. Allora, invece i soldi, investirli veramente perché ci sia poi uno strascico di questi soldi che è positivo anche per il dopo Expo. E poi che cosa faranno su quell'area? Se ne è detta di ogni, cioè adesso è venuta fuori l'ultima cosa, quella delle Olimpiadi. Quando l'ho letto ho detto, ecco, ci mancava veramente solo questa. Cioè ci mancano solo veramente le Olimpiadi, poi abbiamo fatto di tutto e di più. Non si sa ancora, noi abbiamo provato a fare questa domanda, non solo vi dico di una commissione di cui faccio parte io, che è quella per i rapporti con la Confederazione Svizzera, lì per esempio abbiamo un'opera bloccata che è quella dell'Arcisate Stabio, che anche lì doveva essere fatta questa parte di questo tratto ferroviario che manca ancora, è stata bloccata, ribloccata eccetera. Gli svizzeri hanno detto ma come, ci serve anche a noi per raggiungere poi non solo Expo, ma poi questo veramente servirà per dare anche una spinta nuova all'aeroporto di Malpensa con una, diciamo, delle persone che arrivano su ferro, quindi non inquinano. E l'assessore del Tenno non si è presentato, tranne poi perché non c'era, aveva un impegno. Dopo 10 minuti che era finita la commissione lo incrocio per caso su un ascensore e gli dico ma scusami, tu non dovevi venire in commissione? E lui, no, dove? Quando? Ma perché? Quando? Gli ho detto, no, hai appena finita quella salvezza. Ah no, ma io sono arrivato adesso da Roma. Quindi il problema è che noi proviamo, chiediamo, richiediamo, in commissione logicamente chiedono, i muri di gomma ce li mettono davanti, ma noi non ci stanchiamo perché continuiamo ad andare avanti. L'unico problema adesso è che veramente è tardi, nel senso noi siamo entrati tardi e comunque sia continuiamo a fargli vedere, secondo me loro lo sanno, che gli teniamo veramente il fiato sul collo. Quindi andiamo avanti, adesso cedo la parola a Dario che vi illustrerà altre cose. Grazie. Grazie Paola. Sì, noi siamo entrati a marzo e il lavoro chiaramente è lungo e diversificato. Io con Stefano Compagni mi occupo prevalentemente di attività produttive e di lavoro, che la tematica è uno dei problemi maggiori che abbiamo oggi. E vorrei prendere spunto dal fatto che siamo in un centro cittadino come quello di Roma, dove viviamo in un centro commerciale naturale, fatto di piccoli negozi, fatto di rapporti umani, e la nostra prima battaglia è stata proprio questa. Noi siamo contro il consumo di suolo, siamo contro le grandi lobby dei centri commerciali, ci siamo impegnati, e mi sono impegnato in prima persona, per bloccare la costruzione di nuovi centri commerciali. Abbiamo fatto una battaglia dura, a metà giugno siamo riusciti a votare questa moratoria fino al 31-12 per poi prometterci e promettere di
riadeguare tutte le normative legate al commercio della Regione Lombardia per riequilibrare quello che è il piccolo commercio cittadino nei confronti dei grandi centri commerciali. Che oggi ne sappiamo, abbiamo 450 metri quadri ogni 1000 abitanti di grandi strutture di vendita contro una media italiana di 220, che è praticamente la metà. Siamo andati ben oltre il doppio rispetto a quello che succede nel resto d'Italia. Quindi abbiamo una struttura molto critica e questo fa sì che i centri cittadini si svuotino, che i negozi chiudano, che ci sia un degrado del decoro urbano, non vivere più la città, quindi non sentirsi neanche più padroni di casa propria, sì, del proprio centro cittadino. E noi abbiamo deciso di portare avanti questa battaglia. Oggi ci troviamo con la maggioranza che è spinta, sostenuta, probabilmente, anzi sicuramente anche in campagna elettorale, dalle grandi lobby, dalla grande distribuzione organizzata, sta annacquando la riforma sul commercio per garantire ancora la costruzione di nuovi centri. Quindi io sono ben felice oggi di essere un centro cittadino e vedere tutte queste persone, perché per me e per noi questo dovrebbe essere il significato del centro cittadino. Il commercio dovrebbe far vivere i centri cittadini, dare decoro, diventano centri anche dove si sviluppa la socialità, dove si condividono dei concetti di comunità, quindi tutto quello che noi abbiamo sempre portato avanti. La situazione è questa, la situazione è che noi proviamo in tutti i modi a portare avanti delle iniziative che tutelino il piccolo commercio, gli altri si riempiono la bocca e poi funziona sempre tutto al contrario. Funziona tutto al contrario e posso farvi un esempio banalissimo. Settimana scorsa con la Lega abbiamo presentato un progetto di legge per difendere la panificazione, quindi i piccoli panifici, gli artigiani, rispetto alla grande distribuzione, specificando che cos'è il pane fresco, perché sapete, oggi noi andiamo al supermercato, compriamo pane industriale e ce lo vendono come pane fresco, quindi non andavamo a toccare chissà che interessi enormi. Semplicemente dicevamo, non si può più scrivere pane fresco, il pane fresco è quello che si impasta la notte, si cuoce e si vende durante la giornata. Ecco, noi abbiamo lavorato su questo, abbiamo spinto molto, in commissione PD e PDL facevano la spola fuori dalla commissione perché c'erano dei rappresentanti della grande distribuzione e si sono messi di traverso per non farci passare questo provvedimento. Quindi per farvi capire fin dove arriva il lobbismo e fin dove arrivano i partiti spinti dalle lobby. Questa è la realtà, questa è una cosa assurda, perché uno dice centro commerciale è un business enorme e si mettono di traverso, d'accordo. O anche sul pane, sulla dicitura di pane fresco, che non perderebbero nulla, perché uno va al supermercato, compra lo stesso pane che compra da anni, semplicemente non ci sarà più scritto fresco, ormai è abituato a comprarlo. Diventa solo una piccola difesa del consumatore e una piccola tutela per il piccolo commerciante, l'artigiano e la tradizione del pane locale. Quindi siamo riusciti comunque a spingere la cosa anche mediaticamente, quindi martedì dovrebbe arrivare il consiglio, se non ci saranno emendamenti che vanno a stravolgere il testo come sono abituati a fare, forse riusciremo a far passare questa iniziativa che per noi, seppur piccola, è sempre significativa per il fatto che noi vogliamo difendere davvero questa tipologia di sistema economico e struttura economica, quindi il piccolo commerciante, il piccolo artigiano che conoscono il territorio, che spesso lo rispettano, perché noi sappiamo, perché tante volte quando noi contestiamo il centro commerciale dicono ma dà posti di lavoro. Nei posti di lavoro non si tiene mai conto di quelli che vengono persi nei centri cittadini, delle aziende che chiudono e soprattutto le tipologie e la qualità del rapporto di lavoro. Se io sono un piccolo commerciante, un piccolo artigiano, ho due dipendenti, ho un rapporto umano, spesso è il vicino di casa, è il ragazzo del paese, è l'amico di mio figlio e quindi mi sento anche moralmente obbligato, socialmente obbligato ad avere un certo tipo di rapporto contrattuale e far sì che possa star bene questa persona. Quando creano un centro commerciale e io sono obbligato a chiudere, questa persona probabilmente andrà a lavorare nella grande catena dove il suo lavoro è visto come un numero e come produttività. Quindi viene a mancare tutto quello che è il rapporto sociale, il rapporto umano e la qualità lavorativa. Quindi sappiamo che ci sono lavoratori che lavorano la domenica 12 ore e vengono pagati come se lavorassero 8 il giovedì. Sappiamo benissimo, grazie anche al decreto Salva Italia di Monti che ha liberalizzato orari e tipologie contrattuali sabato e la domenica sulle grandi strutture di vendita. La nostra battaglia continua per difendere quello che è il piccolo commercio, per difendere quello che è la struttura economica della Lombardia, quindi non vogliamo le grandi aziende, non è che non le vogliamo, ci sono, vanno bene, però devono andare con le loro gambe, mentre sappiamo che in Italia non succede, lo dimostra Telecom, privatizzata in 10 anni, svuotata e svenduta, lo dimostra l'Italia, salvata più volte e salvata anche in questo caso, lo dimostrano le grandi banche.
Quindi se veramente teniamo a quello che è la piccola industria in Italia, che è quella che a mio modo di vedere ha tenuto in piedi il sistema sociale in questo momento di crisi, proprio per i rapporti umani che esistono e il dovere sociale che ha un imprenditore nei confronti del territorio, ecco, secondo me dobbiamo difendere a denti stretti questo contro invece un governo nazionale e anche in parte regionale che vedono solo le grandi lobby come interlocutori. Quindi questo è uno dei problemi principali. Poi discutevo con alcuni amici che stanno al Parlamento e lì vedi anche il rapporto e la capacità di pianificazione industriale di questo paese, che non ha capacità e si confronta solo con chi rappresenta i grandi interessi, che spesso poi sono gli stessi del governo. Io dico, è 20 anni, 30 anni che i governi si confrontano per la pianificazione industriale con Confindustria, la maggior parte dei tesserati di Confindustria sono aziende di Stato, quindi lo Stato che parla con se stesso e si convince. Cioè, questa è la nostra capacità di programmare l'industria e l'economia del nostro paese. Io giusto ieri, e poi concludo, sono stato in Svizzera, perché vorrei fare un convegno per spiegare e per capire che cosa propone la pubblica amministrazione in Svizzera alle aziende, tant'è che le nostre aziende stanno smobilitando e stanno andando tutte in Svizzera, o buona parte stanno andando in Svizzera. Volevo capire che cosa propongono, al di là della tassazione, che sicuramente è un problema, ma c'è anche tutta un'altra parte. Sono andato in Svizzera a parlare con la pubblica amministrazione e loro danno un interlocutore unico alla pubblica amministrazione che si assume le responsabilità. Quindi quando uno apre un'azienda non va all'ASL, Vigili del Fuoco Comune, ha 15 interlocutori diversi che gli danno informazioni diverse e poi magari rischiano pure una sanzione. Loro hanno un interlocutore unico che va lui in azienda e fa anche da controllore per lo Stato, quindi ha una doppia funzione. Questa è capacità, ma soprattutto anche la capacità di vedere lontano. La Svizzera ha sempre vissuto seduta sui soldi degli altri. Sa benissimo che dovrà perdere il segreto bancario, e in parte lo sta perdendo per accordi con gli altri stati nei prossimi 10 anni, si sta organizzando per non trovarsi col culo per terra tra 10 anni. Quindi sta importando un tessuto economico che è quello che noi abbiamo in Lombardia o nei paesi confinanti, e anche in realtà dalla Francia e in parte dalla Germania, perché un paese che fa l'interesse ai cittadini ed è in grado di pianificare e guardare proprio oltre il proprio naso e per il futuro, prova a immaginare cosa sarà il proprio paese tra 10 anni e prova a dare delle risposte e degli indirizzi, quello che l'Italia non fa. Quindi questi sanno che perderanno questa montagna di soldi dove sono seduti da anni e provano in anticipo, prima di perderli, a dare un'indicazione, una direzione e a riformare il proprio tessuto economico. Quindi se loro saranno capaci, hanno avuto visione del futuro nell'interesse dei propri cittadini, quando non ci saranno più grandi capitali avranno un tessuto economico che sarà in grado ancora di garantire benessere ai propri cittadini. Quindi questo per me è un modello e una capacità di visione, quello che noi in Italia non abbiamo. Cerchiamo di mettere delle toppe che di solito sono sempre più piccole del buco e sempre in ritardo, quindi non anticipiamo mai, non vogliamo mai programmare e vedere. Quindi questo è quello che paghiamo con le grandi strutture di vendita, è quello che paghiamo difendendo la grande industria che quando fallisce, invece di portare il libro in tribunale, li porta a Palazzo Chigi e si fa rifinanziare. Questo è il sistema Italia, è quello che combattiamo. Quindi difendiamo il piccolo commercio, difendiamo i piccoli artigiani e le piccole industrie, perché sono il tessuto economico e sociale insieme ai lavoratori del nostro paese. Questo è quello che stiamo cercando di fare in Lombardia, a piccoli passi e molta fatica, perché ripeto, dall'esempio del pane potete capire come le grandi lobby riescono a forzare la mano ad intervenire, quindi anche su cose piccolissime che andrebbero, diventa quasi solo una questione ideologica, loro intervengono e bloccano, e chiaramente i partiti si siedono e rincorrono molto queste grandi lobby, perché gli pagano campagne elettorali, li finanziano, e quindi sappiamo benissimo come funziona. Io adesso lascerei la parola magari a Stefano Buffani, che vi spiega cosa sta portando avanti loro anche in commissione bilancio. Sì. Ho messo in pausa. Sempre investito in un determinato modo, lo sappiamo che si è investito sempre in generale attraverso delle opere clientelari e siamo andati avanti sempre in quel modo. Il problema è che adesso il sistema è talmente incancrenito che non riescono più a modificarlo, perché le persone che poi fanno legge che poi vengono elette perché dietro hanno sempre avuto degli interessi da parte delle lobby, per cui è difficile in questo momento che loro riescano a fare un vero piano industriale, perché il piano industriale in questo momento deve essere di totale cambiamento. Non si può più pensare ancora, perché adesso tutte le leggi che abbiamo visto, qualsiasi decreto legge che è arrivato,
si occupava esclusivamente di cementificazione. Quello è il piano industriale oggi dell'Italia. Il problema è che ormai siamo saturi, non ce la facciamo più su questo. Cioè, ancora pensare di limo, che hanno pensato di non farla pagare ai palazzinari che hanno le case vendute perché le fanno di merda e per cui non le vendono, e noi adesso gli togliamo anche la tassazione, mentre magari chi, i piccoli lavoratori, gli artigiani che hanno lì il loro laboratorio, loro su quello producono, quindi danno ricchezza al paese, invece loro la devono pagare lì. Ecco, questo è il concetto malato che c'è sempre dietro. Il problema è che quando noi in commissione avevamo questa roba qui, tu uscivi dalla commissione e i palazzinari erano lì, erano fuori la commissione, erano lì che ti venivano a tirare la giacchetta, ma qua come votate, qua che cosa fate, e i cittadini invece non ci sono là fuori, perché è ovvio che se non c'è l'interesse dei cittadini, quelli che arrivano fin, se riescono ad arrivare fin fuori la commissione a parlarti della cosa che tu hai discusso due minuti prima dentro, e lì è tutto il problema. Quindi o abbiamo, anche prima ancora ho sentito l'alleanza col PD, è inutile, cioè se noi avessimo veramente fatto l'alleanza col PD sarebbe crollato una settimana dopo, ma forse anche meno, perché non ci abbiamo niente in comune, perché non è un problema del, come abbiamo sempre detto, noi la piccola legge, la cosa, se siamo d'accordo sulla cosa la facciamo con loro, ma qual è il problema? Gliela metto anch'io la firma se la legge per noi è buona. Il problema è a livello alto che non ci siamo, la loro idea di base, di fondo, è diversa dalla nostra, per cui è impossibile fare con loro un'alleanza. E lei sostiene, questo, diciamo, sostiene che dentro con loro non avete il potere di ricattarle come sta facendo Berlusconi da 20 anni, quando c'erano uno ricattava l'altro, quando c'era quell'altro ricattava quell'altro. Allora, io mi chiedo, se eravate al potere insieme a loro, non potevate ricattare, avere più potere per cercare di tirare l'acqua al mio mulino? Secondo me, cioè, da fuori, stando fuori, tu puoi fare istruzioni, ma non hai il coltello dalla parte del manico. Se tu sei dentro, una volta chiudo un occhio io, però la prossima volta no, si fa così e così, se no cadi. È il meccanismo di oggi, però dobbiamo cambiarlo, ma non si riesce, ecco, con questa legge non si riesce a cambiare, con questa legge. Non ce la faccio, questo, cerchiamo di cambiare o ci adeguiamo ai meccanismi. Allora, se ci dobbiamo adeguare come hanno fatto in 20 anni, continuiamo ad adeguarci e non ci lamentiamo poi. No, non ci lamentiamo, perché noi continuiamo a lamentarci, però poi ci va bene se chiudiamo un occhio una volta noi e l'altra volta la chiudono loro. Noi non dobbiamo chiudere gli occhi, noi dobbiamo cambiare, e se il cambiamento vuol dire fare fatica, faremo fatica, se no altrimenti non andiamo da nessuna parte. E ci sono troppe lobby, e allora cosa facciamo? Ci abbassiamo le lobby per non cambiare? Facciamo la rivoluzione, se c'è la necessità faremo la rivoluzione, ci prenderemo lo zainetto, ce ne andremo a Roma e cominceremo a fare i cittadini che vogliono i loro diritti. Questo dobbiamo fare, questo. Senta, volevo farle notare che riguardo al discorso che facevano prima del terzo e quarto binario, quando hanno fatto una riunione a Vanzago per informare i cittadini, sa come hanno chiamato le case che sono adiacenti alla linea ferroviaria? Perché se fanno la terza e quarta linea ci saranno delle case che arriveranno a 2 metri dalla ferrovia e dovrebbero costruire delle muraglie, sa come le hanno chiamate? Delle interferenze, le nostre case delle interferenze. Per cui noi del Movimento 5 Stelle, cittadini, siamo pronti a tutto, pur di mandar fuori le persone che hanno ladrocinato fino a oggi. Non potevamo fare alleanza. Alleanza con chi? Con dei ladri. Ma lei avrebbe mai abbracciato con un ladro? No, quello no, però... Non è l'alternativa, la dobbiamo dare noi.
ormai il 51%. Ma l'alternativa a quel momento lì non ce n'era troppo di alternativa. Il 51%. Non lo prenderai mai. Ma chi l'ha detto? Se noi ci uniamo. Se noi ci uniamo, guardi. Guardi, se lei vede adesso tutte queste cose che ci stanno propinando, come siamo al 22%, 23%, vuol dire che non siamo. Se da Santoro dicono che siamo al 22%, significa che saremo minimo al 30%. Noi, solo noi, senza coalizione. Non fa niente, andiamo avanti, saremo pochi, pazienza, le battaglie cominciano con pochi, poi arriveremo. E poi arriveremo, però nel frattempo ma lei accetta la situazione di oggi? Io non l'accetto più. Scusate, però così diventa un dibattito a due persone. Allora, andiamo avanti, perché va benissimo, così ci piace la partecipazione, però facciamo girare i microfoni e finire. Cioè, è interessantissimo così, cioè, finalmente parlano le persone che vogliono parlare. No, io volevo soltanto dire una cosa piccola. Quando un'idea è giusta, e non è detto che deve essere condivisa, perché noi non pretendiamo lavoro adesso, questa è l'ultima. No, io sono ci fa andare avanti, la forza di cambiare, la forza di far decidere i cittadini in prima persona, e ce la faremo. Se continuiamo così, noi avremo veramente grandi risultati. Speriamo che ci ascoltiamo un po' di più e speriamo di mandarli tutti a casa, perché questo è il vero obiettivo del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie Davide. Io volevo farvi notare una cosa, adesso onorevole. Ciao Massi, aspetta, immortalati. Sono ragazzi come noi, veramente, non so, è il cittadino, loro ci rappresentano veramente. Io voglio ricordare una cosa bellissima, una semplice cosa: decreto pubblica amministrazione, 450 pagine da studiare. Martedì è arrivato, abbiamo avuto il cartaceo, mercoledì abbiamo avuto il cartaceo, 450 pagine, giovedì eravamo a votare gli emendamenti in commissione. Cioè, è impensabile che una democrazia funzioni in questo modo, decreti legge, il Parlamento è svuotato nel suo senso, perché noi siamo, ricordo tutti, una repubblica parlamentare, dove il Parlamento fa le leggi. Invece adesso siamo veramente in un semipresidenzialismo. Perché? Perché il governo fa sempre decreti legge, e noi siamo costretti a emendare piccoli decreti che sono decreti omnibus, perché nella pubblica amministrazione non mi può inserire discariche sull'IVA. Cosa c'entra la discarica dell'IVA con la pubblica amministrazione? O il femminicidio? Cioè, sono robe che veramente ci sono. E l'abbiamo anche detto, e si sono offesi tutti, ma abbiamo il coraggio di dire anche queste cose del Parlamento. Grazie per aver partecipato, continuate così e contiamo su di voi. Massimo, abbiamo una domanda. Allora, visto che sei in commissione lavoro, allora è una notizia di uscita, in questa uscita tra virgolette, perché è già nel decreto fondino. Allora, la storia che bisogna recuperare, gli esami del SUTE, l'esame da 104 a 11, ero tutto qua per un motivo, e ne devo andare via. Come te ci sono, non capisco, non sanno, ci sono delle anni che già sapevano, quando uscirà tutto l'hai visto sui tesi, tutto quanto, giro, la macchina, tutto quanto, abbiamo fatto questo comitato ristretto dove si parlava proprio di pensioni,
e si voleva dire, e ci volevano dire, ci sono queste categorie di esodati, di esuberati, di esonerati, di, perché esonerati, esuberati, esodati, ci sono un sacco di categorie. E questo comitato ristretto cosa ci hanno detto? Scegliete una categoria da salvaguardare. Noi ci siamo opposti nella maniera più assoluta, perché noi non dobbiamo salvare una categoria o l'altra categoria. Noi dobbiamo stralciare questa riforma che è figlia del Partito Democratico perché l'hanno votata loro, e bisogna salvare tutte le categorie, tutte quelle persone che hanno lavorato per 35, 36 anni, 40 anni, che si ritrovano veramente violentate, perché questa è una violenza che lo Stato ha fatto su tutte queste persone, no? Per salvare tutti, noi abbiamo proprio... Proprio per andare verso questo orizzonte abbiamo detto stralciamo questa riforma, ne facciamo una insieme piuttosto, per salvaguardare tutti. Ci hanno risposto due critiche. Questa è la politica, tende a dividere in categorie e tende a far soffrire gente che ha lavorato. Io ricordo che hanno lavorato, che è il diritto, la pensione è un diritto fondamentale. Io voglio sapere, l'INPS è senza soldi, ma tutti i soldi che hanno versato i contribuenti dove sono andati a finire? Domanda che vogliamo fare a CNEL, c'era Mastrapasqua, c'era il ministro Giovannini, e con tutta la buona volontà che noi abbiamo cercato di essere costruttivi, non ci hanno fatto fare neanche una domanda. Questa è la loro democrazia, e io veramente... La 104 non ci sono coperture finanziarie, quindi è allucinante, guarda. Ci sono soldi per... Allora io dico, ci sono 21 miliardi di euro per fare il buco in una valle nel TAV e non ci sono i soldi per i pensionati, ci sono i soldi per comprare F35 e non ci sono i soldi per salvaguardare la gente, veramente. Anzi, vi do una notizia, martedì presenteremo il reddito di cittadinanza e vedremo cosa faranno. Sarà respinto. Vogliamo dire anche che l'attività delle proposte del Movimento 5 Stelle c'è quella di abbassare le pensioni da 100.000 euro al mese, da 90.000 euro al mese, per alzare invece le pensioni da 450, 500, 600 euro al mese. Allora, io avevo proprio sul decreto pubblica amministrazione, ho fatto un emendamento che era volto a dare un tetto massimo al limite delle pensioni, quindi 5.000 euro massimo per il sistema retributivo, contributivo, scusate, e poi regolarizzare le altre pensioni, per far sì che non ci sia un surplus di gente che non ha contribuito neanche ad avere una pensione così allucinante, perché non si può prendere i 100.000 euro di pensione quando ci sono un sacco di povera gente che prende la minima 450 euro. Quindi, un emendamento volto a dare un tetto massimo alle pensioni, boccia, addirittura inammissibile. Quindi, noi ce la stiamo mettendo tutta, ma se non ascoltano, noi ci possiamo fare poco. Comunque avere una grande opposizione in questo paese è già un grande cambiamento. Bravo. Mussolini è un grande ladro. Mussolini non vogliamo parlare. Però a me le pene, la tredicesima, l'inflessione, adesso per cosa devo andare via? Ma non è solo lui, è anche un PD, e sono peggio. Non è giusto. Perché la povera gente deve pagare, i loro interessi non li vogliono mai cacciare. Da solo adesso glielo daranno una volta. Anzi, me la godo proprio. Dai. E adesso c'è anche Marchionne. L'onestà andrà di moda, si finge. Troppo una droga. Allora, grazie. Perché va giù. Lei invece una legge, se ti guarda, arriva lei, elimina. Grazie Davide, un applauso. Grazie a voi. Grazie. Massimo. Massimo Deloro. Io non è che voglio essere, però non ci sono andato, ho le mie fan. Commissione Ambiente e tutto. Volevo ribadire ancora un attimino quattro numeri, cosa abbiamo discusso un po' prima. E quanto guadagno? Il tuo stipendio?
Allora, il mio famoso stipendio. Il famoso stipendio. Parliamo del tuo famoso stipendio. Allora, sono 12 mensilità da circa 3.000 euro netti, all'incirca. Contro quelli, parla anche dei tuoi. Contro i 5.000 netti che dovremmo prendere come deputati, più abbiamo il rimborso delle spese sostenute a Roma per il vitto, l'alloggio a Roma, gli spostamenti, i collaboratori, diciamo le spese inerenti al lavoro parlamentare che non avremmo se non avremmo un lavoro parlamentare. Perfetto. E l'accantonamento, parliamo anche un attimo di quello che è veramente totale convinto, invece quello che poi rimettete. Allora, no, semplicemente la differenza dello stipendio viene accantonata insieme a quello avanzato delle spese che abbiamo sostenuto, quindi dei 3.500 di diaria se ne spendessimo 2.000 euro al mese, 1.500 avanzano, insieme alla differenza dello stipendio vanno restituite poi nel fondo. Adesso stiamo cercando al Senato di istituire questo fondo per il piccolo credito per le piccole aziende. Piccole e medie aziende, prima non abbiamo potuto farlo perché non ce l'hanno consentito, hanno proprio bocciato la nostra richiesta e quindi abbiamo versato direttamente a un fondo di ammortamento dei debiti dello Stato. Ricordi quanto siete già riusciti ad accantonare? Più di 1.500.000 di euro, oltre ai 42 milioni di euro di rimborsi elettorali a cui abbiamo rinunciato. Scusate, se siamo ripetitivi, però veramente sono tanti tanti soldi, no? Che adesso il 5 Stelle attua, mentre magari altri partiti mettono in tasca e finiscono in altre parti. Scusate se siamo ripetitivi. Abbiamo una domanda, guarda, subito proprio. Partiamo con le domande. Subito così. Abbiamo una domanda un po' nascosta. Sono andato avanti 6 mesi, no, nessuno riusciva a risolverla. Ho trovato una persona che non mi aspettavo, sono andato in posta, l'ho spiegato, tanto pure, non so. Se hai pazienza, quando finito tu, guardi che si può dire. Poi, neanche un'ora ha risolto tutto. Ah, allora c'è qualcosa che funziona anche nello spazio italiano. Allora, sono capito che la burocrazia, se non ha un stipendio fisso, e chi se ne frega, che si fa avanti con le mani. Io vedo, ho lavorato nei cantieri, vedo quando si tengono le strade. Guarda, per dire che sono fermi, vai, non va a verificare cosa hanno fatto, non va mai a verificare, è semplicissimo, vai a vedere, piove, c'è ancora i malamenti d'acqua, ma perché non lo so vedere, e poi ha fatto il contratto, magna, e le cose non fanno. Il problema del magna magna è sempre il più gettonato in Italia. È più un'affermazione, quindi io direi ha ragione, non è sempre così, c'è anche chi lavora, però direi che è uno dei casi che succedono, cioè se trovi la persona che ha voglia di impegnarsi te lo risolvi nel giro di un'ora, se no vai avanti anni a girare per uffici senza risolvere le cose. Il comune paga dei chilometri che controlla le zone, qua se ho capito bene ce ne sono 4, no, stanno nelle varie zone, giusto, in appalto una ditta che fa 3.000 di lavori, però dopo potrei dare un'occhiata a quello che ho fatto, no, chi ce ne frega? Tu vai a patto, basta vedere lavorare, c'è Vincenzo Caso, si mette in realtà, basta andare a guardare, bisogna anche avere il senso di controllare, ma fate le domande, ma perché soprattutto nell'ambito delle costruzioni ci sono molte collusioni, ci sono aiuti, ci sono occhi chiusi, non uno, due alla volta. Ma infatti, cioè, le posso raccontare, io sono in commissione ambiente alla Camera e sostanzialmente noi abbiamo una parte del partito dei cementieri all'interno della commissione ambiente, sono venuti proprio a controllare che non si facesse niente che potesse nuocere, visto che la situazione già è drammatica. Sostanzialmente abbiamo visto nei vari decreti che si sono succeduti, l'IMU
è stato tolto il pagamento dell'IMU per l'invenduto ai costruttori. Allora, i costruttori, voglio dire, sono una categoria come tutti gli altri. Tanto di rispetto a chi lavora bene, però se noi abbiamo perso lavoro o ci va male il lavoro, nessuno ci viene in aiuto, perché lo Stato deve andare in aiuto al costruttore che fino all'altro giorno guadagnava 5-6 mila euro al metro quadro, adesso c'è una flessione del mercato, automaticamente io devo aiutarlo. Allora dove sta il rischio d'impresa? Dove sta il rischio d'impresa? Non c'è rischio d'impresa, il rischio è solo per noi. Sulle pensioni che parlavamo prima, le pensioni di prima hanno detto che sono un diritto acquisito e quindi non si possono toccare le pensioni d'oro. Peccato che quando ho iniziato a lavorare anch'io avevo una pensione che era di un certo tipo. Poi man mano negli anni me la continuavano a tagliare, dicevano che il calcolo era diverso e tutti ci siamo trovati con una pensione finale che sarà minore. E allora quello non è un diritto acquisito, chi invece ha 100.000 euro al mese è un diritto acquisito, non si può toccare. Ma la pensione non è pensata dallo Stato per condividere il benessere e quindi arrivare a avere una terza età tranquilla dopo che si è versato per anni. Allora non serve essere ricchi in pensione, se sono arrivato a una pensione, su questo lato sarà un discorso comunista, se vogliamo metterlo di destra o sinistra. Però se siamo arrivati a avere una pensione da 100.000 euro tendenzialmente avremo guadagnato bene prima, non credo che avremo bisogno della pensione da 100.000 euro, mentre una persona che è arrivata con la pensione da 500 euro probabilmente non è mai stata ricca, facciamogli vivere almeno gli ultimi anni in pace dopo anni di lavoro. Ecco, questa è solamente un discorso di buon senso come al solito. Ve ne dico un'altra sulle costruzioni. Sempre abbiamo fatto una proposta di legge sul consumo di suolo, ecco, anche qui ci sono altre varie proposte e la battaglia è sui diritti edificatori, perché noi riteniamo che il diritto edificatorio all'interno del PGT e nel VRG del comune non è un diritto acquisito, per cui una volta che è stato segnato che la tua zona può essere edificata, il comune domani non può ripensarci, se no tu gli fai causa. No, il comune domani motivatamente dicendo che per il benessere comune, perché non ci sono più spazi verdi, il tuo prato non può più essere costruito, non deve essere più costruito e tu non devi poter avere un contraccambio qualcosa, perché il territorio che abbiamo è limitato, l'abbiamo già consumato oltre quello che necessitiamo, abbiamo 4 milioni di alloggi in più rispetto alle famiglie, 4 milioni, e questo è quello censito, poi c'è tutto l'abusivo, quindi noi abbiamo già una situazione drammatica e continuiamo a investire sulle costruzioni. Abbiamo aiutato sempre i cementieri, perché? Perché nei cementifici adesso è passata una proposta che è partita dal governo Monti e che permette di bruciare all'interno dei cementifici il CSS, che è combustibile solido secondario. Questo combustibile sostanzialmente si recupera dai rifiuti, una parte dei rifiuti vanno a finire nei cementifici invece che nell'inceneritore, quindi ci hanno fregato due volte, noi abbiamo fatto bloccare magari l'inceneritore, adesso ci troviamo il cementificio che magari è anche più vicino alla città che inizia a bruciare questi prodotti. Non che il cementificio prima bruciasse qualcosa di meglio, però i rifiuti sono meno inquinanti del prodotto che bruciava il cementificio, ma vanno in una quantità maggiore, quindi alla fine il risultato è che comunque ho una dispersione e un aumento di CO2 molto più alta e polveri sottili alte. I cementifici non hanno le stesse caratteristiche di controllo degli inceneritori, perché nascevano per un altro scopo. Inoltre le ceneri che rimangono da questi cementifici possono essere utilizzate per costruire, fare mattoni, fare quei conglomerati per le costruzioni. Chi ci assicura che questi prodotti non abbiano cessioni dopo, quando un domani avremo la casa costruita in mattoni fatti di ex rifiuti bruciati? Quindi in tutto questo, che senso ha tutto questo nella politica rifiuti zero? Raccolgono le firme rifiuti zero, parlano di rifiuti zero, fanno alle convention, parlano di rifiuti zero, dappertutto, PD, scelta civica forse, PDL no. Però diciamo che è una cosa condivisa di andare verso il riciclo e il recupero. Invece in questo caso noi spingiamo per produrre un rifiuto, perché se non produco il rifiuto il cementificio non brucia più, e una volta che il cementificio inizia a guadagnare perché può bruciare i rifiuti invece che procurarsi del carburante, ha un'agevolazione al cemento che costa meno e magari le costruzioni aumentano. Vi dico l'ultima, la chicca. L'altro giorno stavamo parlando di sviluppo, adesso non so se avete sentito Scaroni in questi giorni con l'ENI, ha detto che in Italia abbiamo buone quantità di gas e petrolio, dobbiamo investire nelle trivellazioni perché sarà il futuro, creerà lavoro e
e possiamo così essere competitivi con l'America, perché in America si possono fare. Peccato che in America hanno fatto studi che queste tecniche tipo il fracking sono dannosissime e possono causare anche terremoti e dissesti. Ecco, queste persone non sanno che noi in Commissione Ambiente abbiamo già votato una risoluzione, e qui dimostrazione che siamo apertissimi, se le proposte sono buone arrivano anche dagli altri. Risoluzione di SEL, non abbiamo paura a dirlo, che diceva di vietare il fracking sul territorio italiano. Ecco, il fracking è stato vietato, è stato votato con il favore del governo e all'unanimità, quindi il governo è impegnato, ha un impegno a prima o poi legiferare che non si possa utilizzare questa tecnica. Adesso voglio sfidare che un domani dia dei permessi con questa tecnica, però tutto è possibile. Ecco, detto questo, parlando sempre di sviluppo, in commissione col sottosegretario allo sviluppo economico ci viene a raccontare che le trivellazioni, soprattutto quelle in mare aperto, producono un aumento di biodiversità, perché sui piloni crescono di più le cozze probabilmente, si forma un habitat intorno alla piattaforma, intorno alle strutture, che aumenta la biodiversità e quindi sono una cosa in più, una risorsa, diciamo, per l'ambiente, sostenendo che come dati oggettivi non c'è mai stato un incidente in Italia dalle piattaforme. Io ho provato a parlare di petroliere, ha detto no, ma io parlo di piattaforme. E quindi questo per loro già basta, non ti danno dati tecnici ma ti dicono che non è mai successo niente, quindi va bene. E io ho detto, beh, anche in Giappone probabilmente non è mai successo niente, poi hanno smesso di fare centrali nucleari, hanno rivisto un attimo la loro teoria, però non vorrei aspettare questa situazione. Dire che in Emilia Romagna le piattaforme petrolifere non sono un problema, perché la gente va lo stesso in vacanza in Emilia Romagna, ma allora uno va a Rimini, a Riccione per i servizi, non certo va per il mare, quindi diciamo che i discorsi sono questi. Se questo è il futuro che ci prospettano, poi vi lascio le domande, io sono spaventatissimo e dobbiamo stare attentissimi, però ogni giorno, sappiate, infilano qualcosa per fregarci e per fare contenta qualche lobby. Stessa cosa è successa sull'ecobonus, è stato un merito del Movimento 5 Stelle, e questo lo possiamo dire con orgoglio, che siamo andati all'ecobonus sulle strutturazioni energetiche al 65%, l'abbiamo chiesto noi, se no ci trovavamo con l'aliquota molto simile tra la ristrutturazione normale e quella energetica. A quel punto chi me lo fa fare di fare tutti i certificati quando posso fare una ristrutturazione senza troppe spiegazioni tranquillamente? Abbiamo una domanda, allora abbiamo una domanda, ha fatto fare critica sul Movimento 5 Stelle, ma va bene lo stesso. Ho 56 anni e ho votato sempre a sinistra. L'ultima elezione ho votato il Movimento 5 Stelle, con la speranza che sapevo che non si vincevano le elezioni, però se c'era la forza di entrare al governo, questa forza ve l'abbiamo data per non fare i soliti minestroni che stanno facendo, perché ci avete tradito di questi, di entrare con energia al governo e dare una scossa veramente all'Italia. Perché non l'avete fatto? Premessa, la scossa gliel'abbiamo data comunque, perché le cose là sono cambiate. Dopodiché ti posso dire, all'inizio tutti avevamo dei dubbi, tutti eravamo un attimo in crisi. Adesso, dopo quello che ho visto fare, votare e decidere all'interno del Parlamento, sono contento che non abbiamo fatto nessun appaiamento con altri partiti. Perché, guarda, sostanzialmente l'hanno ammesso loro in TV, loro non hanno mai detto che volevano noi per fare delle proposte insieme, loro volevano i nostri voti. Manda il video, Giovi. C'è la prova. Adesso abbiamo anche la prova provata per farvi vedere che il PD non ha mai voluto fare alleanze con il Movimento 5 Stelle. E comunque fosse anche stato fatto. Vediamo prima questo. Ecco, vi facciamo vedere perché. Sì, certo, davanti a una novità come quella del Movimento 5 Stelle è chiaro che il tentativo di vedere se ci fosse un minimo di chiave di discussione, mica che io volevo fare l'alleanza con Grillo, mica che io volevo fare l'alleanza con Grillo, mica che io volevo fare l'alleanza con Grillo, mica che io volevo fare l'alleanza con Grillo. Allora, questa è
discorso che ha fatto Bersani, credo, a una festa dell'unità, giusto? Abbiamo un'altra domanda. Oh, giusto per dirti, metti che avessimo fatto il patto, ma il giorno dopo che noi gli proponevamo certe linee, questi non ci potevano stare. Ma perché sarebbero crollati i loro castelli dietro? Perché comunque delle lobby dietro ce le hanno. Gliel'ho già detto anche in aula più di una volta. C'hanno i loro burattinai che li controllano. Lo dicono a noi, ma sono loro. Ma questo lo so. Ci dicono in commissione, cavolo, avete ragione, questa è una vaccata, è una porcata fatta in questo decreto legge, perché hanno fatto l'articolo 30 nel decreto del fare, perché hanno messo queste cose, però non possiamo fare altrimenti, arrivano in aula e quando siamo riusciti a farli vergognare non hanno votato, però riesce a beccare il singolo perché gli dici, ma te l'ho visto, dai, non puoi dire. A noi è venuta la voglia di non votare più. Perché lo sappiamo, no. Non votare, invece dobbiamo votare. Votare noi se ti senti rappresentato, ma soprattutto la cosa più importante è far capire agli altri quello che magari non è passato e che magari tu seguendoci sei riuscito a percepire, cioè che ci stanno prendendo in giro, ci stanno prendendo in giro e anzi stanno cercando di portarsi via quello che è rimasto, quel poco che è rimasto. Adesso vedremo con la legge di stabilità che cosa salterà fuori. Però io dico, noi diciamo come movimento, raggiungere un 50% per entrare al governo da soli non credo che sia possibile. Quando non ci saranno più soldi da distribuire, la gente ascolterà e guarderà i fatti. Per questo, in un modo o in un altro, bisogna entrare è quello il momento in cui vinceremo, perché non ci sarà più la corruzione, non c'è più la possibilità di comprare, di regalare, di dire qua puoi costruire, qua puoi fare la tua grande opera, perché non ci saranno più soldi. La gente a quel punto si informa, quando ti manca il pane a casa, è che adesso probabilmente stiamo ancora abbastanza bene nella media, riusciamo a campare e quindi, e non è così in tutta Italia, cioè qua c'è una situazione, io vedo molto più incazzati i miei colleghi di giù, perché probabilmente la situazione è molto più avanti rispetto a qui. Qui siamo la parte che era sana, produttiva, che riusciva a dare lavoro. Se adesso qua iniziamo a sentire comunque una fatica arrivare a fine mese, tra un po' arriviamo al punto che la gente si sveglia, si accorge, si inizierà a informare e dirà perché non riesco più ad arrivare a fine mese, perché non riesco più a dare da mangiare ai miei figli. A quel punto è evidente, mi dispiace, non è darsi dell'importanza, però è evidente che uno se va a vedere vede cosa abbiamo proposto noi e cosa hanno proposto loro. E per noi non sono noi. Sempre approfittando del fatto che abbiamo qua il parlamentare di Roma, per i non informati possiamo anche dire che qualche tempo fa c'è stata una mozione Giachetti, cioè proposta da un parlamentare del Partito Democratico, per tornare dal Porcellum al Mattarellum, e Massimo De Rosa sicuramente vi potrà dire che cosa è successo della mozione proposta da un parlamentare del Partito Democratico, della Camera, vicepresidente della Camera, che ha chiesto di tornare dalla nuova legge elettorale, cioè il Porcellum alla vecchia, il Mattarellum. Giachetti ha lo stesso ruolo del nostro Di Maio, per capirci. Quindi ha fatto questa proposta. Con questa proposta dicevamo iniziamo a mettere una pezza, lui diceva iniziamo a mettere una pezza, togliamo il Porcellum, torniamo al Mattarellum e poi se non riusciamo a cambiare la legge elettorale nei tempi che ci siamo dati, comunque l'abbiamo cambiata di base, non abbiamo fatto il meglio, però siamo tornati a qualcosa che sia meno schifoso del Porcellum. Bene. Votata, appoggiata da 100 del PD, se non sbaglio, 100 deputati del PD, una volta che è arrivata in aula l'abbiamo votata Giachetti da solo, tutto il PD contro, il PDL contro, Scelta Civica contro, noi e SEL. Forse la Lega sì, anche ha votato a favore. Quindi una cosa proposta dal PD che poteva cambiare già la legge elettorale, quindi rispettare quello che loro hanno detto, è saltata. Dopodiché dicono che noi siamo quelli che hanno detto andiamo a elezioni col Porcellum perché ci fa comodo. Ma quando mai? Grillo ha detto semplicemente se non c'è alternativa piuttosto che andare avanti con questi ladri, andiamo alle elezioni, non me ne frega che c'è il Porcellum, perché se dobbiamo andare alle elezioni per salvare l'Italia non stiamo più a guardare alla legge elettorale, la metteremo a posto dopo. Ma è solo una questione di dire basta con questa situazione, perché non è più accettabile. Ok,
Abbiamo un altro signore che un po' che aspetta per una domanda. Benissimo. Ciao Massimo, io mi chiamo Marco. Ciao. Brevemente, io faccio parte di un comitato civico di un paese qua vicino a Roma che si chiama Avanzano, che è da alcuni anni che si sta battendo contro un progetto di raddoppio di una linea ferroviaria sulla tratta Rocca-Larate, che coinvolgerà solamente 8 km di questa tratta da Roma a Biago. Ti dico questo perché tu sei in Commissione Ambiente. Questo comitato civico è dal 2009, si è tassato, ha raccolto 20.000 euro, ha fatto un primo ricorso al TAR della Lombardia nel giugno del 2012 e ha vinto. Per la prima volta il TAR ha dato ragione a un comitato civico su tre punti fondamentali. Il primo è che i privati cittadini possono da soli salvaguardare quello che è l'interesse generale per l'ambiente, e il secondo, molto importante, che nel momento in cui un'opera di utilità pubblica per la legge obiettivo cambia la destinazione d'uso, perché cambia il progetto tra il preliminare e il definitivo, va rifatta la valutazione di impatto ambientale. E il Tarferro e il Regione Lombardia hanno fatto il corso ovviamente al Consiglio di Stato, e nel dicembre del 2012, quindi poco meno di un anno fa, il Consiglio di Stato ha dato ragione a questo gruppo di cittadini. Purtroppo oggi ci ritroviamo che 10 giorni fa il Tarferro ha presentato al Ministero dell'Ambiente una nuova valutazione di impatto ambientale su quest'opera, e ricordo a tutti, quest'opera è un'opera che consuma territorio, perché prevede quello che è l'esproprio e la demolizione di abitazioni per costruire due binari in una tratta di solo 8 km tra Ro e Parabiago, che è un paese qua vicino a noi, vendendocela che questa soluzione del quadruplicamento migliorerà la condizione dei pendolari. Ora, io sono un pendolare perché abito a Avanzago, prendo il treno tutti i giorni e so benissimo che per andare a Milano non basterà fermarmi a Ro, e quelli che dietro da me vengono da Legnano non se ne faranno niente perché si fermerà a Parabiago. Quest'opera costa 450 milioni di euro, che sono esattamente quello che è il finanziamento per il fondo disabili, giusto per capirci, insomma. È un quarto di una manovra finanziaria classica. Bene, adesso il Tarferro ha ripresentato la valutazione di impatto ambientale, la Regione Lombardia ha aperto di nuovo l'avviso per il procedimento di urgenza di esproprio finalizzato alla, diciamo, creazione di un'opera di indirizzo pubblico, e quelle che sono le sentenze di Stato del Consiglio di Stato e del TAR sono state praticamente annullate da questa nuova arroganza degli enti del governo e della Regione Lombardia. Quello che a noi ci rimane da fare come cittadini è quello di rimetterci di nuovo in marcia rispetto a quello che è, diciamo, un interesse generale contro questi atti amministrativi, per farli, diciamo, decadere dalla magistratura. Allora io mi chiedo, ma è possibile che come Commissione Ambiente non si riesca a intervenire su questa legge obiettivo che sappiamo tutti sulle opere, diciamo, ha creato tantissimi danni, perché demanda esclusivamente alla regione quelli che sono gli interventi sul territorio, non dando più nessuna possibilità alle comunità locali? Io prima sentivo parlare dei panificatori, sentivo parlare delle piccole aziende, ma al di là della realtà economica ci sono le comunità, cioè la legge obiettivo che stravolge completamente quelle che sono le comunità locali, fa cadere dall'alto le grandi opere senza che noi possiamo dire minimamente quello che sono i nostri interessi, i nostri fabbisogni. Grazie Massimo. Guarda, allora, sulla legge obiettivo mi fa morire, perché anche quelli del PD in commissione sento che dicono che è una porcata, eppure è lì. È un po' come la legge elettorale, come i rimborsi elettorali, come tante altre cose. Allora io ti posso dire che volentieri, se serve una mano, possiamo anche interrogare il ministro e andare a fondo della questione, quindi su quello sapete che senza nessun problema il Movimento 5 Stelle si fa portavoce delle istanze da qualunque parte vengano, non dovete essere per forza attivisti, ma anche delle associazioni potete venire, ci contattate e tranquillamente portiamo avanti le vostre istanze. Si è ribaltato completamente il meccanismo, quindi appunto non è più, io chiedo alla comunità di cosa hai bisogno, e quindi governando la comunità faccio quello di cui hai bisogno, ma io decido cosa devo fare e a te ti metto da parte. 450 milioni, se non sbaglio, li hanno dati anche con uno degli ultimi decreti alla TEM, la tangenziale esterna, cioè è assurdo, perché questa è in project financing, quindi il privato avrà 50 anni per recuperare il costo, in più, visto che adesso le aziende si sono accorte che non riescono a coprire i costi,
che le banche non gli danno più credito perché hanno visto che non c'è più il flusso di macchine garantito e quindi che non rientreranno dei costi, lo Stato dice no, privato, ti do dei soldi per fare l'opera. Ma scusate un secondo, cioè, se l'opera poi rimane al privato per rimborsare, qual è il rischio del privato? Se lo Stato paga nel caso ci perda il privato, qual è il rischio del privato? E poi a voi, se avete un negozio, se avete un lavoro, vi ha mai aiutato lo Stato dicendovi no, perché non ce l'hai fatta tu a fine mese, ti do una mano? Perché deve aiutare? Poi sempre legate o al PD o al PDL per qualche motivo. La sostanza è che i soldi devono girare solo tra di loro. Vogliono vendere tutto per loro. Dopo ci faccio andare. Okay. Io ho sentito, non ho capito qual è l'intervento. No, diceva Massimo, Vincenzo, su questo territorio vogliono far calare un'opera inutile. Sì, un'opera che è il quadruplicamento, cioè il raddoppio di due binari sulla linea tradizionale Milano-Gallarate, che è la linea del Sempione, oggi è una linea a due binari. Questa linea a due binari vuole essere quadruplicata solamente in un piccolo tratto di 8,6 km che va da Rho a Paraviago. Chi conosce, chi abita in questo territorio, sa benissimo che questa linea è utilizzata come pendolarismo rispetto al capoluogo, a Milano. Spende 450 milioni per fare due binari in più che vanno solo da Paraviago a Rho e si fermano a Rho, non serve assolutamente a nulla, non serve né ai fabbisogni dei pendolari né ai fabbisogni dei cittadini che vivono su questo territorio. Serve esclusivamente a spendere 450 milioni di euro di legge obiettivo. Hanno fatto un preliminare nel 2003, questo preliminare prevedeva tre binari perché siamo in un territorio altamente popolato e quindi tre binari sarebbe stato un binario in più ai due esistenti, era quello che ci potevano mettere senza espropriare e distruggere abitazioni. Questo non bastava, hanno fatto un progetto definitivo che ne prevedeva un quarto e questo quarto porta di espropri e porta demolizioni di abitazioni. Noi ci siamo battuti contro questa cosa e siamo riusciti ad arrivare al Consiglio di Stato da soli come comitato civico, siamo l'unico comitato civico esistente in Italia, questo ve lo posso assicurare, che ha vinto al Consiglio di Stato contro un'opera legge obiettivo, da soli, autotassandoci e autofinanziandoci, da soli. Ed è un successo perché mai prima il Consiglio di Stato aveva bocciato un'opera di legge obiettivo. La legge obiettivo è quella della TAT, tanto per capirci. Il Consiglio di Stato ha fatto tre rilievi sull'operato dell'amministrazione pubblica, tre rilievi importantissimi, che oggi il Ministero dell'Ambiente sta annullando perché ripropone il quarto binario. Però purtroppo in Italia, voi lo sapete meglio di me, i cittadini non hanno diritti. Noi contro questo atto del Ministero dell'Ambiente che ripropone il quarto binario che è stato bocciato dal Consiglio di Stato, dovremmo fare di nuovo ricorso, cioè dovremmo ritassarci di nuovo e riaprire una nuova ricorsa al TAR e poi un nuovo ricorso al Consiglio di Stato. Quindi c'è una doppia arroganza, c'è una legge, c'è un progetto che è stato cassato dal Consiglio di Stato e c'è l'arroganza dell'amministrazione che lo vuole riproporre. Ecco, io per quello. Lì poi prendiamo i contatti, allora vediamo come fare, se a livello regionale o a livello nazionale conviene agire. Comunque vi diamo una mano prima che vi autotassate di nuovo. Vediamo un attimo se riusciamo a risolverla con i canali ufficiali. No, appunto, quello che ti dicevo è, noi, io personalmente in regione, ok, non seguo la Commissione Ambiente, però io non ne sapevo nulla, credo neanche i miei colleghi, per esempio, di questo problema, perché se mi parli di una legge che ha finanziato nel 2004, oggi praticamente la regione credo che non passi più nulla, perché noi vediamo cosa sta passando adesso e non è passato quello. Ti assicuro che sono passate la TEMA, ci hanno detto che non lo faranno prima del 2030 e comunque la considerano un'opera stupida, inutile, che non è da fare, quindi anche dopo il 2030 non la faranno. Noi faremo un buco che arriverà a metà e poi dall'altra parte non troveremo niente. Questo perché? Perché dobbiamo coprire dei buchi finanziari fatti dalle varie banche di partito con le varie società cooperative, quant'altro. Poi sta a voi trovare i nomi di chi sono.
No, io volevo, riallacciandomi a quello che si diceva prima, se puoi approfondire un attimino qual è la situazione della Romulza. Cioè, mi risulta che faranno prima del 2030 e comunque la considerano un'opera stupida, inutile, che non è da fare, quindi anche dopo il 2030 non la faranno. Noi faremo un buco che arriverà a metà e poi dall'altra parte non troveremo niente. Questo perché? Perché dobbiamo coprire dei buchi finanziari fatti dalle varie banche di partito con le varie società cooperative, quant'altro. Poi sta a voi trovare i nomi di chi sono. No, io volevo, riallacciandomi a quello